Sono le 22:34, Perugia è quasi deserta, la gente sta andando a dormire ma c'è chi ha appena iniziato il proprio turno di lavoro, è il caso dei panettieri. Irgo ha un'attività nel centro di Perugia. Ha iniziato a impastare e cuocere quasi per scherzo, per sostituire suo cugino partito per fare il militare. Da quel momento non ha più smesso e nel 1996 ha rilevato con altri soci l'attività dove lavora ancora oggi. I turni, lo abbiamo capito, sono faticosi. Chi entra alle 10, alle 6 va via, fa le 8 ore, chi arriva alle 2, tipo il pasticcere, che va via alle 10, 10 e mezzo. E io sto qua più o meno da mezzanotte, alle 1, alle 2, fino al giorno alle 1, alle 2, mezzogiorno, a seconda il da fare, a seconda dei periodi dell'anno. Ci sono dei mesi che uno guadagna bene e dei mesi che uno guadagna meno, nel senso ci sono dei mesi dove si lavora tanto, come può essere Natale, Pasqua, dopo ci sono mesi tipo luglio, agosto, dove Perugia, essendo una città non turistica, comunque si svuota e c'è meno. In questo periodo però, a causa del caro bollette delle materie prime, a lievitare il prezzo dei beni di prima necessità. Oggi in Italia il pane costa da un minimo di 5 a un massimo di 10 euro al chilo. Il conflitto tra Russia e Ucraina fa la sua parte, ma non solo, ci sono anche gli speculatori. Noi diciamo che siamo grani italiani e poi usiamo la farina, quella cosiddetta americana Manitoba. Di riflesso, se non c'è la produzione o non arriva grano dall'estero, ovviamente anche il grano italiano aumenta, questo è sicuro. La farina, l'energia elettrica, il metano, tutti i grassi, tutti gli oli, è aumentato tutto da un 20 a un 30%. Questo è un lavoro molto impegnativo, ma non sotto il profilo fisico, sotto il profilo del tempo tuo che non c'hai, perché veramente la sera comunque se vieni a lavorare non puoi uscire, non c'hai una vita sociale, ecco. Però vabbè, a me piace questo lavoro, ti dà modo di sviluppare la tua creatività, la tua inventiva, la tua voglia di produrre cose nuove, cose buone. Dal laboratorio al bancone, non importa se più cari, cornetti, pane e focacce non possono proprio mancare sulla tavola degli italiani. Qualche prezzo lo abbiamo dovuto aumentare. Però abbiamo notato che la clientela continua a venire da noi, nonostante il periodo insomma, che stiamo vivendo, la gente ha comunque bisogno di condividere magari dei momenti in famiglia e quindi viene qui, acquista il dolcino e poi ovviamente anche il pane che non può mai mancare in casa. Sono le 6:30 del mattino, il locale è aperto già da oltre mezz'ora e sono già arrivati i primi clienti. Mentre la giornata del panettiere sta per terminare, quella del banconista è appena iniziata. Buonanotte o buongiorno a tutti.